Buongiorno, sono Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, e questo è un piccolo messaggio per gli amici del Festival della Mente di Sarzana, che è naturalmente una comunità che vive tutto l'anno, non soltanto nelle date di manifestazione del festival. Naturalmente riguarda la crisi che stiamo vivendo. Direi che abbiamo vissuto in rapida sequenza tre fasi di questa emergenza. All'inizio dell'anno abbiamo visto l'esplosione dell'epidemia in questa sconosciuta megalopoli cinese di Wuhan e ci è sembrato all'inizio un evento molto remoto. Sono entrate in crisi soltanto le reti lunghe di relazione, l'export, gli approvvigionamenti per alcuni nostri settori produttivi, i porti, gli scali merce, i flussi del turismo internazionale. Ma subito dopo, nella seconda fase, abbiamo scoperto di averlo in casa il virus. I nostri primi focolai hanno riguardato il territorio retroterra produttivo del Grande Nord, la Padania produttiva, e quindi le preoccupazioni hanno riguardato il fatto che entrassero in crisi le reti corte di relazione, cioè quelle dell'economia locale, l'osmosi tra il retroterra manifatturiero e la grande città dei servizi avanzati, Milano con le sue fiere, i centri di ricerca e innovazione, le università. Ma subito dopo, nella terza fase, abbiamo scoperto che il virus in realtà riguardava tutto il paese, ha contagiato tutto il paese e tutti i paesi del mondo. E allora ha toccato in qualche modo la nostra nuda vita, perché si sono spezzate le relazioni umane più intime, quelle più anche i legami amicali, affettivi. E naturalmente in tutta questa fase, allora, nel discorso pubblico c'è stato un linguaggio dominante, che è quello della scienza, i virologi, gli epidemiologi, la raccomandazione del distanziamento sociale come misura necessaria per il contenimento del contagio. Oggi però, nel discorso pubblico arriva un altro linguaggio, che è quello che riguarda le preoccupazioni degli analisti per il fatto che alla crisi sanitaria seguirà una profonda crisi economica con delle ripercussioni sociali anche molto profonde che riguardano il tessuto sociale in termini di perdita di occupazione, di aumento delle povertà. E io dico, sta per arrivare anche un terzo linguaggio, che è quello della politica. E che cos'è la politica se non il nostro linguaggio comune, quello che ci riguarda tutti, per la definizione delle norme comuni per risolvere i problemi? E questo mi interessa in particolare perché, guardate, le epidemie sono sempre anche una grande metafora. Non a caso hanno alimentato così tanto la letteratura, se penso alla peste di Londra di Daniel Defoe, al nostro Alessandro Manzoni, sempre così poco letto, o naturalmente il grande romanzo La peste di Albert Camus, che era una grande allegoria della resistenza francese contro l'occupazione tedesca. Sono le epidemie delle grandi metafore perché estremizzano due poli opposti. Ci sono i contagiati e gli immuni. E allora, tornando al discorso della politica, la mia preoccupazione è che questi due termini medici del linguaggio scientifico, i contagiati e gli immuni, possono diventare dei paradigmi della politica, e cioè che le norme di distanziamento sociale possono diventare una tensione all'immunizzazione dall'altro. Segnali molto evidenti in questo senso, naturalmente, c'erano già prima, che scoppiasse questa epidemia da coronavirus. E c'è questa illusione dell'autoconsistenza. Qualcuno già annuncia la morte della globalizzazione. Ecco, se questo accadrà, se questi paradigmi, i contagiati e gli immuni, penetreranno profondamente anche il linguaggio della politica, beh, a quel punto noi saremo passati da un virus, il coronavirus, a un altro virus per il quale bisognerà cercare un vaccino. Un saluto a tutti e spero di vederci presto al Festival della Mente di Sarzana.